Sono Simonetta, insegnante certificata CELTA. Benvenuto al terzo capitolo del corso di Inglese Noi Due dedicato alla prima conoscenza. Siamo arrivati alla terza lezione. Nelle lezioni precedenti abbiamo visto insieme quali sono le frasi utili da poter utilizzare nel contesto della prima conoscenza. Abbiamo visto delle frasi in Standard English durante la nostra prima lezione e nella scorsa lezione abbiamo approfondito invece l'American slang e il British slang con alcune frasi. Nella lezione di oggi invece andiamo ad mettere in pratica quello che hai imparato fino adesso attraverso una conversazione, una vera e propria conversazione che farai tu insieme a me. Se stai guardando questo video attraverso YouTube o Facebook, ti basterà leggere la frase che troverai scritta qui sul video. Leggeremo la conversazione due volte e in un caso farai un ruolo, nella volta successiva invece farai il ruolo opposto. In questo modo ti sarà permesso mettere in pratica tutta l'intera conversazione. Nel caso invece tu mi stessi ascoltando attraverso un podcast, il mio podcast Inglese Noi Due, ti suggerisco di pensare a quale ipotetica risposta mi daresti nel caso in cui stessimo veramente avendo una conversazione. Hi there, I'm Sarah, nice to meet you. Likewise, John. So tell me a bit about yourself. What do you do for a living? That sounds fascinating. I'm a graphic designer. I enjoy working with visuals and helping companies create their brand identity. Yes, one of my favorites was designing a logo for a local art gallery. What about you? Any notable buildings you've designed? Impressive. I'll have to check it out sometime. So, outside of work, what do you like to do for fun? I enjoy painting and have a little garden at home. I find it therapeutic. It seems that way. It's been great getting to know you, John. Ora ripetiamo la conversazione a ruoli invertiti. Sei pronto? Cominci tu. Hello, Sarah. I'm John. Pleasure to meet you as well. I'm an architect. I design spaces and buildings. It's a creative and challenging job. How about you? That's really cool. Do you have any favorite design projects you've worked on? Well, I've recently worked
on a public library downtown. It was a big project, and I'm proud of how it turned out. I'm an avid hiker and love spending time outdoors. I find it refreshing. How about you? That sounds lovely. We share a love for creativity then. Likewise, Sarah, I look forward to continuing this conversation. Ecco qua, questa è la conversazione che ti porto oggi come esercizio. Se ti va, puoi riguardare il video più volte e fare pratica, pratica, pratica. E se avrai bisogno, potrai anche mettere in stop, in pausa il video, per leggere lentamente la frase e provare a riprodurla, provando anche un po' a emulare il mio modo di dire le cose. Rispondi ora ad alta voce alle seguenti domande su di te. So, tell me a bit about yourself. What do you do for a living? What are your interests or hobbies? Is there anything you'd like to know about me? Se vuoi praticare con me l'inglese, non dimenticare di seguirmi sui miei canali YouTube, Spotify e Spreaker in formato podcast. Tutte le lezioni sono salvate e caricate anche nel mio sito internet che è www.inglesone2.it, dove troverai anche alcuni esercizi extra e delle ricapitolazioni di quello che stiamo studiando insieme, quindi dacci un'occhiata. Invece, se vuoi fare una chiacchiera con me, se vuoi scrivermi banalmente qualsiasi cosa, mi trovi su info@inglesone2.it. Ci vediamo nel prossimo capitolo. See you next time. Bye bye!